perché per salvarsi l'Albino Aleppe non basta che abbia a disposizione giocatori che siano professionali, ma devono avere a disposizione giocatori che mettano l'anima. La storia dell'Albino Aleppe parte da un gruppo di giocatori bergamaschi che sapevano che la loro carriera coincideva con le fortune dell'Albino Aleppe. Perciò per anni hanno portato avanti questa favola proprio con un impegno maniacale. E quello è stato, penso, uno dei grandi segreti della favola Albino Aleppe, la presenza di questo zoccolo duro di giocatori bergamaschi che ne hanno fatto una questione di vita o di morte. Che se non c'è quello spirito, quella fame, quell'impegno maniacale, Albino Aleppe devi dare l'anima.